Scrittore, sceneggiatore e paroliere, Giuseppe Marotta nacque a Napoli nella prima metà del Novecento. Durante la sua carriera si allontanò per molti anni dalla sua città natale, ma vi rimase per sempre legato, raccontandone le sfumature nelle sue opere. Ebbe una vita di stenti sin dall'infanzia. Da bambino visse in un basso con la madre e quando si trasferì a Milano per intraprendere la carriera da giornalista, non avendo altre possibilità, fu costretto a dormire sulle panchine nei parchi. Ma il duro lavoro portò ben presto i suoi frutti. Il suo primo romanzo fu Tutte a me. Lavorò per la Mondadori, la Rizzoli e il Corriere della Sera. Il successo arrivò con L'oro di Napoli, che divenne poi un film di Vittorio De Sica.